نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. APWeb Radio, in collaborazione con CRE, Centro Ricerche Egittologiche, presentano Alla scoperta degli dèi. Conversiamo di religione e religiosità egizie, un universo differente dal nostro, a cura del professore Maurizio Damiano. Buonasera Maurizio, come stai? Buonasera, benone, benone. Queste serate ormai diventano degli appuntamenti gradevoli e che mi mancano molto i miei allievi, naturalmente, ecco qui diventiamo una bella comunità. Purtroppo non c'è il feedback immediato, però già con le domande si va avanti. Tutto bene? Io tutto andiamo. A posto, grazie Maurizio. Hai ragione tu, è molto attesa la serata, questa serata del lunedì è molto attesa, anche qui da noi abbiamo dei feedback molto positivi, le persone, il popolo mormora e mormora positivamente, questa è una cosa che mi dà gioia e so che anche a te dà tanta gioia. Bene. Hai mandato in onda qualcosa che mi fa piacere, un pezzo di messa cotta e se troverò degli altri pezzi molto particolari, ancora più simili a quelli del Tempio Egizio, li manderemo, però già stasera era un bell'esempio di quel salmodiare che è rimasto presso i copti ma che viene dall'antico Egitto.
era quella la maniera di pregare nei templi egizi, quindi un bel inizio. Ma grazie a te di avermi girato chiaramente il brano, grazie. Addirittura tutta la messa, dobbiamo dire che dura un'ora e, sì, un'ora e dodici di preciso. Sì. Sì. No, no, diciamo subito perché non fugano, che non gliela propiniamo. No, 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 tutta per intero no. Era giusto un esempio. Così. Esatto. Prego, sì. Maurizio. Allora, come ormai incominciano a capire gli affezionati, io sto presentando ogni sera un pezzetto della cultura egizia, ma soprattutto della maniera a cui guardare per comprenderla, per riuscire a capirla dal loro punto di vista, profondamente, non solo, come dico sempre, un po' come le figurine, queste immagini che vengono presentate così, no, argomenti che possono andare avanti e diciamo un po', ecco, non dare i pesci ma insegnare a pescare, non che chiunque si possa trasformare in pochi incontri in un egittologo, però spero che possa essere utile nella maniera di vedere diversamente non solo l'egittologia e come affrontare l'egittologia, ma tutte le culture diverse. Allora, come lo stiamo facendo? Come ho detto già la prima sera, poi ripetuto la seconda, noi faremo un viaggio, vedremo questo Egitto, vedremo i luoghi e ne abbiamo visto qualcuno, abbiamo visto il deserto, abbiamo visto la settimana scorsa la costa mediterranea occidentale e ci siamo fermati ad Alessandria. Stasera continueremo il viaggio, vedremo dove arriveremo, però avete visto che io per metà o oltre della trasmissione presento degli aspetti culturali dell'Egitto o piuttosto come affrontare lo studio dell'egittologia. E poi continuiamo il viaggio, ma non sono mai due cose separate, sono sempre una cosa. Perché? Perché anche se vedessimo sempre gli stessi luoghi, ma io ve ne faccio vedere sempre di diversi naturalmente, ogni volta voglio che tutti noi ci accorgiamo come con ciò che noi vediamo nella prima parte della serata, che si aggiunge a ciò che abbiamo visto nella prima, nella seconda, nella terza conferenza, lezione, chiamiamola come vogliamo, ecco, che ogni volta tutto possa essere visto con occhi diversi. Quindi ogni volta si comprende un po' meglio, e un po' meglio, come l'Egitto, questo stesso Egitto che vediamo, lo guardiamo con occhi ogni volta diversi. Ecco, che questo ci porti a vedere come la conoscenza, appunto non nozionismo, ma la conoscenza ci possa portare a vedere il mondo, la nostra stessa vita con occhi sempre diversi. Allora, stasera affrontiamo naturalmente quello che è un argomento fondamentale, vale a dire la religione. La religione, noi diciamo la religione egizia, greca, eccetera, e le consideriamo sempre cose separate. Perché? Perché noi siamo figli della mentalità greca. Sono i greci che, molti i greci erano bambini quando gli egizi ormai erano arrivati un po' verso la fine della loro parabola, una fine che però è durata diversi secoli naturalmente e che è riuscita a conquistare sia i greci che i romani culturalmente. Ecco, cosa succede? Da noi vediamo sempre la separazione. Noi vediamo le certe strutture, non so, dello Stato, ma poi c'è la religione, ma poi c'è la filosofia. In Egitto non c'erano queste separazioni. In Egitto, come non esisteva nell'antichità in genere. Poi arriva con i greci che incominciano ad avere questa osservazione analitica delle cose. Diciamo che fanno questa analisi dettagliata delle idee che fa parte della mentalità e filosofia greca e un po' l'autopsia, questo lo diceva un grande psicologo giapponese, Suzuki, e diceva: voi occidentali fate l'autopsia delle idee, ma fare l'autopsia si fa su un cadavere, quindi l'idea non vive più quando cominciate ad analizzarla separandola dai contesti. Ecco, e quindi incomincia questa mentalità classificatrice dove ogni cosa viene etichettata e quindi già etichettare vuol dire separare.
quando invece è un tutt'uno. Per gli egizi non avrebbe senso questo discorso che stiamo facendo. Per gli egizi lo Stato era religione, la vita quotidiana del contadino era intrisa di religione, non c'era separazione, quindi è uno dei pilastri fondamentali della cultura egizia. Andiamo a vedere come, ma dove vediamo? Come io uso fare sempre, partiamo dalle origini, perché non si può separare mai una cosa dall'altra. Noi siamo, come dicevo la volta scorsa, i nani sulle spalle dei giganti, noi siamo figli di chi ha preceduto, altrimenti riscopriremo l'acqua calda, altrimenti saremo fermi al paleolitico se non sappiamo imparare dai nostri padri. Quindi dobbiamo comprendere tutto questo processo. Come facciamo? Vediamo un po' le immagini. Andiamo a... scusate, ecco qui. Bene, qui vediamo materiale e immateriale. Alla scoperta degli dèi, appunto. Noi della preistoria abbiamo, ovviamente non abbiamo testi scritti, per definizione la preistoria si separa dalla storia per mancanza della scrittura. Quindi abbiamo i resti materiali, e per le ere più lontane sono pochissimi, sono quei pochi ciottoli scheggiati. Quindi come possiamo avere la presunzione, l'arroganza di dire andiamo a scoprire il pensiero, addirittura il pensiero, noi non lo sappiamo fare qui oggi con gli esseri viventi, come possiamo scoprire il pensiero di persone vissute centinaia di migliaia di anni fa o addirittura milioni di anni fa? Vediamo, qualche strada, qualche indizio ce l'abbiamo, andiamo a vedere come. Allora, vi ricordate questa tavola che vi ho fatto vedere la volta scorsa con l'evoluzione comparata dei periodi geologici, climatici, dell'evoluzione umana e delle industrie umane. Quindi cosa abbiamo? Fossili di ominidi e manufatti. Per cui quello che stasera ci interessa, e poi andremo nel vero Egitto storico, però lo possiamo capire, lo dobbiamo cercare fra l'Homo habilis e il Sapiens Neanderthalensis. Voi sapete che negli anni recenti è stato appurato e provato che il Neanderthalensis non era un ramo secco estintosi, ma era già un sapiens che poi si è fuso con gli altri sapiens, e quindi è ancora la genetica del Neanderthal è ancora tra noi. Vedremo perché questi due limiti. Quello dell'Homo habilis è perché il primo ominide che ci abbia lasciato dei manufatti, ossia qualcosa che non viene usato una volta buttato lì. Vi ricordate la volta scorsa, dicevo del ramo sfrondato dallo scimpanzé che lo usa per prendere le termiti e poi butta via, e non c'è una ripetizione o un riutilizzo. Qui invece c'è un riutilizzo. E poi il Neanderthalensis, vedremo perché, lo mettiamo come altro. Allora, che cosa abbiamo per questi individui? E che cos'è che rende l'uomo ciò che è, come sappiamo oggi? Intanto, naturalmente, va da sé lo sviluppo del cervello. Questo, ci sono tante cose, la stazione eretta, il pollice opponibile, ma quello ce l'hanno anche gli altri scimpanzé, eccetera. Ma qui c'è uno sviluppo particolare del cervello, non solo come centimetri cubici, ma le circonvoluzioni che aumentano molto la superficie, eccetera. Ma non sono le sole cose, perché va bene, c'è il cervello. Col cervello naturalmente si sviluppa anche quella cosa che è il pensiero, però fermiamoci un attimo appunto a pensare. Ecco, questo lo dico anche per i più atei: conosciamo qualcosa di invisibile, di immateriale, che non si può toccare, eppure siamo certi che esiste? Certamente, tutti. Il pensiero non lo possiamo toccare, però indubbiamente esiste. Ma come lo possiamo quindi afferrare, comprendere? Oggi noi ne conosciamo un po' il meccanismo, anzi se ne conosce abbastanza bene il meccanismo, per cui sappiamo che i neuroni sono in contatto, o meglio non contatto diretto e fisico, ma in questo spazio c'è questa
pompa sodio potassio, semplifico molto naturalmente, che crea dei differenziali elettrochimici. Queste minuscole scariche creano dei contatti che moltiplicati per miliardi formano il pensiero. Ecco, tutto questo si sa, ma come? Ecco, questo resta ancora abbastanza un mistero, però insomma si sta facendo molto progresso. Perché? Perché non c'è uno schema continuo. Sappiamo che si forma da miliardi di combinazioni che cambiano ad ogni microsecondo. Per questo è anche fisiologicamente e fisicamente inafferrabile. E allora come possiamo afferrare il pensiero dell'uomo preistorico? L'uomo preistorico che arriva a concepire Dio. Come le possiamo afferrare queste tracce? Ecco, le tracce che abbiamo sono pochine, però guardiamo il ciottolo al centro, che è appena un ciottolo scheggiato dall'Homo habilis, quindi 2,5 milioni di anni fa, e guardiamo l'amigdala invece a destra, l'amigdala che è già questa figura a mandorla voluta, eccetera, quindi già in questo si nota un'evoluzione. Ma non solo, si nota qualcosa di più, perché sappiamo che le amigdale non sono casuali, sono volute e sono a centinaia di migliaia. Quindi c'è un qualcosa che si trasmette, e questo cosa ci fa capire? Che è nato un qualcosa di particolare nell'ominide, che ormai possiamo chiamare uomo, e infatti Homo habilis, Homo erectus, e poi via si arriva all'Homo sapiens. C'è lo sviluppo della corteccia cerebrale e soprattutto dell'ippocampo, e di questo meccanismo straordinario che si chiama memoria a lungo termine. Quindi questa è una rivoluzione nella biologia, e per l'uomo è la cosa fondamentale, perché memoria a lungo termine, anche gli animali lo sappiamo hanno una memoria, ma a breve termine, oppure sul lungo termine c'è come riflesso condizionato: se tocca il fuoco sa che fa male, sa che non lo dovrà più toccare. Ma per quanto ne sappiamo noi, gli animali non hanno una memoria come la nostra, che ricorda i dettagli delle cose. E questo, se ci pensate, è un cambiamento incredibile, straordinario, perché da una parte permette di conservare quindi i ricordi, dall'altra lo sviluppo del linguaggio e quindi la trasmissione dell'esperienza, e questo abbrevia in maniera esponenziale quello che è il cammino dell'umanità nelle scoperte, perché ciò che uno doveva scoprire, riscoprire, riscoprire, adesso si può trasmettere e quindi è sempre più veloce. Ma come ci aiuta nella comprensione del divino? Andiamo avanti un passo alla volta. Il solito pallino rosso che avevamo visto l'altra volta, ma questa volta è un'altra cosa. Questa volta il pallino rosso è sempre il centro dell'universo, ma in questo caso è il centro dell'universo temporale. Mentre l'altra volta avevamo visto nello spazio, adesso nel tempo. Bene, noi siamo sempre in un punto che si chiama presente. Il punto in cui stiamo vivendo è il presente. Ma cosa succede? Con la nascita della memoria a lungo termine, la conservazione dei ricordi, cosa abbiamo? Si crea quella cosa che noi chiamiamo passato. Ma la concezione del passato presuppone subito la formazione di un'altra idea, quella di futuro. Ma allora cosa sono passato e futuro concretamente? Io questa scrivania che voi non vedete, ma io sì, questa capoccia, io la posso toccare qui e ora. Ecco, adesso non lo sto facendo, però ricordiamo che l'ho appena fatto. Quello è passato. Una volta un amico mi ha detto: eh sì, ma il passato esiste, perché io dicevo il passato non esiste, come non esiste ancora il futuro. No, come no? Certo che esiste il passato. No, il passato è esistito, ma è passato, appunto. È qualcosa che è avvenuta realmente e che è andata, è passata. Quel toc toc è già passato, non c'è più, è passato. Quindi si tratta sia nel passato, che è ricordo, sia nel futuro, si tratta di astrazioni. Ma se la mente umana a questo punto è capace di astrazione, e che lo sia, lo sappiamo dall'amigdala,
perché già nell'amigdala c'è il bisogno di simmetria e quindi c'è l'astrazione. Questo qui è un altro passo importantissimo nell'umanità, perché se l'uomo ha la concezione, il concetto del passato nel ricordo, nel futuro che cosa ha? Ha il progetto, la progettualità. Cioè l'uomo per la prima volta può pensare a cosa potrebbe fare, a cosa farà domani, e quindi la produzione, la progettazione, l'ideare delle cose. Ma questo porta tutto un universo nuovo, perché l'oggetto nasce prima nella mente, dopo nasce fisicamente, e quindi in quel punto fermo cos'è che è il presente? Cosa c'è? Ecco cosa c'è. Alla fine c'è l'oggetto creato, ma dove è nato? È nato nella mente, è nato nella progettualità, nella capacità dell'uomo di concepire l'astrazione, e quell'astrazione può diventare progettualità. Tutto questo come ci aiuta? Ci aiuta perché nell'astrazione, naturalmente, vedete, poi dall'astrazione nasce di tutto, si concepiscono le idee, si possono trasferire e noi cominciamo a avere le testimonianze delle pitture rupestri, oltre che dei manufatti, e quindi quelle mani che sono lì, che ci dicono io esisto in questo momento che creo questa delle mani, questa pittura che non è una vera pittura, si soffiava da una cannuccia il colore e quindi si metteva la mano e quindi rimaneva l'impronta, il negativo della mano. Quindi voleva dire già io esisto. Ecco, nasce anche l'ego, se vogliamo, che oggi impera anche troppo. E nasce la stazione della pittura, per cui si trasmettono anche le idee di religiosità nel Neolitico, però la religiosità noi sappiamo che nasce prima, nasce nel Paleolitico. Da cosa può nascere? Una cosa di cui siamo sicuri per averla studiata con i popoli non tecnologici, ma che è evidente anche per il Paleolitico, per i primi ominidi, cosa c'è di grande, pauroso, se vogliamo, e sconosciuto? Quali sono i grandi misteri? Quelli dei fenomeni naturali, pensate a un temporale con i fulmini, chi non sa a cosa sono dovuti, pensate cosa può portare assieme alla paura, c'è anche il pensiero, la domanda che è spontanea nell'uomo diventerà sempre più spontanea, l'uomo ha questo vizio di chiedersi le cose. E poi se vedete in piccolo, in basso, ci sono due cosette. Uno è un bambino che piange, un neonato, e l'altro è un fossile umano di una sepoltura preistorica, paleolitica. Quindi la vita e la morte. L'uomo preistorico non sa ancora nulla dei meccanismi, anzi all'inizio non connette neanche l'atto sessuale. La donna ha questa magia, questo potere incredibile di concepire la vita, portarla in sé, in grembo, e poi dare alla luce la vita. Quindi, e poi la morte. Allora, finché l'uomo era un animale fra gli animali, quando moriva si poteva dispiacere quel momento e si lasciava il corpo lì, alle fiere. Poi invece si vede che il corpo comincia a essere conservato, sepolto. Cominciano ad apparire altre cose. Perché? Perché dal pensiero di cui parlavamo, vedete che si sviluppa molto la coscienza del sé, l'apparato vocale e il linguaggio, il diverso rapporto con la natura. Dallo sviluppo dell'apparato vocale la comunicazione che porta all'organizzazione sociale e che porta anche alla spiritualità e alla religiosità in seno alla società. Perché? Perché noi oggi in realtà pensiamo pochissimo, abbiamo talmente tante distrazioni, che siano del lavoro, che sia la televisione, che siano altre cose, che il tempo per starsene, non so, davanti a un fuoco, già cosa magica nel Paleolitico, sotto un cielo stellato, non c'è. Io l'ho avuto e spero di tornare ad averlo nei deserti. Posso assaporare questa vita da paleolitico, d'altro canto la volta scorsa avete visto che mi avete visto quando ero nel paleolitico nel deserto.
Ma c'è il tempo per pensare, per confrontare queste idee con la comunicazione e quindi sviluppare qualcosa che noi oggi sappiamo essere la religiosità, che alla fine porterà al concetto di divino e quindi al concetto di divino organizzato che si chiama religione. Ora, in questa cosa noi dobbiamo sempre seguire le tracce, se no rimaniamo nel mondo sempre delle teorie. Vedete lì un uomo primitivo al centro. C'è una teoria dell'antropologia che dice che l'uomo è troppo poco. Perché troppo è troppo poco? Ha troppo perché nel sapere eccessivo c'è la morte, ma perché sapere eccessivo rispetto a cosa? Ecco qui, vedete, l'uomo rispetto alle piante, rispetto agli animali, avendo la coscienza del sé, che hanno anche molti animali, ma limitata rispetto all'uomo, l'uomo ha piena coscienza della morte. L'animale ne ha coscienza, se chi è stato vicino e è andato in un macello qualche volta sente le urla dell'animale che sta morendo o quello che sa che sarà ucciso, quindi c'è una coscienza, ma vabbè, questo è un altro discorso, ma non avendo la memoria a lungo termine non può elaborare le teorie sulla morte, naturalmente saprà che si avvicina il momento della morte, ma ecco, non l'uomo invece è pienamente cosciente che dovrà morire, quindi rispetto agli animali e alle piante ne sa troppo, perché magari amerebbe bene non sapere che deve morire, ma ha anche troppo poco rispetto a chi? Rispetto agli dèi. Rispetto agli dèi, gli dèi, come gli animali o le piante, non conoscono la morte perché sono immortali. Per cui rispetto agli dèi ha troppo poco, perché ha coscienza della morte, ma non ha l'immortalità. E rispetto agli animali, appunto, alle piante, ha troppo. E quindi noi ci dobbiamo occupare in pieno il concetto di mortalità. Da tutto questo deriva un bisogno di consolazione, di voler qualcosa, e quindi deriva il bisogno di credere in un qualcosa. Come possiamo saperlo per la preistoria? Dalle più antiche sepolture. Poi ne troveremo sempre di più, nel Neolitico ormai sono sviluppate, ma qui, vedete, siamo alla grotta di Tabun in Israele, e nei vari livelli che vedete ce n'è uno, il Musteriano, 150.000 anni fa, in cui c'è una sepoltura. Non è l'unico esempio, naturalmente noi ne conosciamo un po' dovunque, quella lì in alto e quella di La Chapelle aux Saints, che siamo a 50.000 anni avanti Cristo, ma l'altra sotto è quella di Antalya in Turchia, 125.000 avanti Cristo. Oppure nel Sapiens Neanderthalensis abbiamo una sepoltura come quella del culto dello Stambecco di 11.000 anni avanti Cristo, dove il defunto è sepolto con offerte rituali. E cosa ci dice questo? Siccome è sepolto anche coperto di ocra rossa, che era il sangue della dea madre della terra, e sepolto in posizione fetale, cosa ci dice? Che c'è la credenza di tornare nell'utero della madre terra, coperto dal sangue della madre terra. E come possiamo ipotizzare che ci fosse la credenza in un ritorno alla vita in un mondo parallelo degli dèi? Perché ci sono le offerte funerarie. Le offerte funerarie ci indicano quello, che si crede che il defunto avrà bisogno di quelle cose. Ecco, gli Egizi cosa pensano di questo? Gli Egizi prendono le due concezioni dell'aldilà, dico due perché ci sono i popoli che non credono nell'aldilà. Due esempi sono i greci e gli ebrei dell'Antico Testamento, della Torah, per cui c'è una sorta di aldilà, però è un po' come un limbo, un punto di sosta. I greci avevano l'Ade, e se vi ricordate Ulisse che va a trovare il mondo dei morti, sgozza il capretto e si avvicinano tutte queste anime da questo nulla, da questo limbo, attratte dal flusso della vita che è il sangue che sta scorrendo. E poi parla con Tiresia che gli dice: cosa fai tu vivente qui
che questo è il luogo della non vita, quindi nulla di comparabile con paradiso, inferno, è solo il luogo della non vita. E lo stesso lo Sheol per gli ebrei. Poi però, appunto, questo ci dice che c'è un'anima in parcheggio, per cui per alcuni speciali, come sono gli eroi semidei, ci sarà il premio per i greci, che sono i campi Elisi, mentre per tutti gli altri è questo al di là grigio e senza nulla. E ecco, poi ci sono invece i popoli che credono nell'aldilà, anche all'eccesso, i popoli che addirittura rinunciano alla vita per godere della vita eterna nell'aldilà. Lo vediamo oggi con il terrorismo degli estremisti islamici che disdegnano appunto questa vita e si fanno saltare in aria perché avranno una vita migliore nell'aldilà, ma lo facevano i primi cristiani quando piuttosto che abiurare si facevano uccidere. Ecco, quindi più amore per l'altra vita che per questa. Gli egizi erano in mezzo ai due. Dicevano, come abbiamo detto l'altra volta, questa vita è bellissima, è un dono degli dèi e dobbiamo goderne appieno. Loro ci raccontano, i greci facevano passare nei banchetti un modellino di mummia per dire ricordati che devi morire, quindi godi di questa vita con moderazione, con temperanza, senza eccessi, seguendo le regole, perché seguendo le regole sei nella Maat e quindi potrai essere accolto nel mondo degli dèi. E con questo potevano avere questa vita nell'aldilà. L'altra cosa importantissima per gli egizi qual era? Che il loro era un universo costellativo. Cosa vuol dire costellativo? Pensiamo di nuovo, torniamo al nostro cielo meraviglioso del deserto d'Egitto, questo cielo ricchissimo di stelle, molto più bello di un planetario, ve lo posso assicurare. Bene, possiamo vedere le stelle come singoli punti luminosi oppure legarli con la mente, le pareidolie, cioè formare le immagini mentali da forme che non esistono in realtà. E da quello nascono le costellazioni che ci facilitano la lettura poi del cielo. Ora, questo socialmente esisteva per gli egizi. Si poteva essere una stella singola, e in questo caso si era una sociale e ci si prendeva le proprie responsabilità, si viveva per sé, però la sociale era un vivo biologicamente ma morto socialmente. Fare parte invece dell'universo costellativo, cioè essere una stella che fa parte di una costellazione sociale, ossia io non sono Maurizio, io sono anche il compagno della mia compagna, ma sono il padre delle mie figlie, sono un professore, cioè ho i miei doveri sociali, ho un ruolo nella mia vita, nella mia società, non sono un'isola staccata da tutto. Quindi per gli egizi il defunto, che era stato parte di questo universo costellativo, era molto più vivo perché continuava a vivere nel nome, nell'anima, nell'aldilà, finché il suo nome fosse stato ricordato dai sacerdoti o dai parenti che continuavano a portare le offerte o comunque a pronunciare il suo nome in una preghiera. Allora lui continuava a essere vivo, era considerato un vivente. Mentre invece la sociale, che biologicamente era vivo, era un morto per la società. Ecco, questo era il cardine della società egizia. Andiamo a vedere le radici del divino adesso verso l'Egitto. Le origini fra grotte e deserti. Qui vedete il famoso sciamano della grotta de Trafreo. Siamo nel Magdaleniano, fra 18.000 e 11.000 anni fa. E vediamo che c'è una figura che assomiglia quasi a un animale, ma molto umana. Si chiama infatti lo sciamano. Probabilmente uno sciamano vestito con pelli d'animale, che in quella veste svolge il ruolo di tramite fra gli uomini e le divinità, o addirittura di incarnazione in quel momento della divinità. Una figura molto simile, analoga, è nel Grammare di Sabbia,
in Wadi Sura. Vi ricordate, abbiamo visto l'altra volta le pitture del riparo del paziente inglese. E questa qui è nella stessa area, è stata scoperta nel 2006 da un egiziano, il colonnello Mistikawi, che gira da più di 30 anni quei deserti. Con lui c'era anche un italiano, e quindi un italiano, un turista che ha avuto la fortuna di essere col grande Mistikawi, ed è stato chiamato riparo Mistikawi Fogini. Ecco perché Mistikawi è sempre stata una persona generosa, io lo conosco personalmente, quindi ha voluto che la persona che era con lui desse il nome, anche se naturalmente il merito va tutto a lui, che conosce quelle aree come le sue tasche, le esplora da tanto. Allora, le prime divinità che noi possiamo vedere sono appunto quelle delle pitture rupestri più antiche, oppure le Veneri. Noi sappiamo che c'era questo culto preistorico delle Venere, della madre terra. Ecco, e non mi dilungo in questo perché non stiamo facendo paleoantropologia, però questo ci dice che, allora, in Egitto cosa troviamo? Vedete questo segno? Anzi, guarda, torno un attimo indietro, ecco, vedete il buio? Questa è la creazione. Piano piano cosa appare? Piano piano appare un geroglifico che è Nun. Il Nun è l'oceano primordiale, indifferenziato. Vedete, io l'ho fatto sfocato, poi pian piano diventa più a fuoco. Perché? Perché non era un oceano come noi lo immaginiamo oggi, no, un oceano indifferenziato, il creato era quello. Ma in questo oceano c'era tutto e non c'era nulla, nulla. Non era ancora stato creato nulla, però c'era il germe di tutto, e c'era soprattutto il demiurgo, ma il demiurgo che ancora non era cosciente, non aveva preso coscienza di sé. A un certo punto, ecco, in questo buio primordiale, incomincia ad apparire qualcosa. Il demiurgo, che è questo punto che prende piano piano coscienza di sé, e prende coscienza che è solo nell'universo, in questo nun, in questo oceano. E allora incomincia a creare. Questo demiurgo sarà diverso a seconda dei centri religiosi egizi, avrà nomi e forme diverse, ma è sempre il creatore. Qui vediamo il sole che sorge dall'oceano primordiale. Chi è questo sole? Per esempio, a Eliopolis, la città del sole, oggi è un quartiere del Cairo. È il dio Atum. Va bene, il dio Atum che, resosi conto di essere solo, inizia a creare e crea prima di tutto Shu e Tefnut, poi da Shu e Tefnut na nasceranno Geb e Nut, cioè il cielo e la terra, Nut che è femminile e il cielo, Geb che è maschile in egizio e la terra. E da loro poi nasceranno gli altri dei. Ma soprattutto questa nascita del sole viene vista in modi particolari. Qui vedete un bel gioiello, un anello, dove c'è il loto. Quello non è un loto qualsiasi, è il loto cosmico, il loto che poi schiudendosi fa uscire il primo sole della creazione. Ecco, qui vediamo la pianta del loto che tanto ha ispirato gli egizi, perché si chiude alla sera, si apre al mattino e sprofonda le sue radici nel fango, quindi nell'oceano del Nun. Ecco, quindi loro prendevano ispirazione spesso dalla natura. Qui vediamo un bellissimo esempio che è questa testa di Tutankhamon, che sorge dal fiore di loto. Quindi questo è Tutankhamon, i tratti di Tutankhamon, ma come dio solare che sta nascendo. Questo è tristemente famoso, dico tristemente famoso perché persone non troppo preparate, o che piuttosto si sono preparate non sui libri, sui testi egizi, ma sui fumetti, le hanno chiamate le lampadine di Dendera, ci hanno fatto grandi discussioni, eccetera. In realtà, chi legge i geroglifici legge sopra e sa benissimo di cosa si tratta. È proprio questo momento della creazione in cui, da quelle che non sono lampadine con raggi di luce, sono i fiori di loto da cui sta uscendo il demiurgo, che qui ha la forma di serpente ed è una forma di Horus l'antico, Hor Soma Tawi. Horus, unione delle due terre. Ecco, questo è il momento della creazione. Non c'entrano niente le lampadine.
Dicevo, prendevano ispirazione da ciò che avevano sotto i loro occhi. Cosa avevano? Ogni anno avevano la piena del Nilo e poi tutto il mondo veniva sommerso, come all'epoca del Nun, e poi si ritiravano le acque e quindi la terra sorgeva. E infatti nelle loro mitologie religiose noi abbiamo questa collina primordiale che sorge dalle acque. La collina primordiale è coperta di papiri. E io, guardate, sono andato indietro migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, per fotografarvi questa foresta di papiri primordiali. Allora, questa foresta di papiri, questo è il vero papiro, non quello che trovate nei negozi, non lo trovate più in Egitto. Per trovare le foreste di papiro o andate nell'Africa centrale equatoriale oppure andate a Siracusa, alle fonti del fiume Chane c'è questo grande papiretto, questa foresta di papiri con tutti i canali di questo piccolo fiume, che però ha questa cosa preziosa, per fortuna protetta, non si possono prendere, non si possono raccogliere, e che ci fa vedere com'era l'universo egizio della creazione. Ecco, dalle acque primordiali viene fuori questo. Poi gli egizi conserveranno sempre il ricordo della collina Primeva e della foresta di papiri, e molti di voi che hanno visitato l'Egitto l'hanno visto. Cos'è? È la sala ipostila. La sala ipostila ha il pavimento un po' rialzato rispetto alla corte da cui si proviene e ha tutte queste colonne. Cosa sono queste colonne? Perché tante colonne? Perché questa è la foresta di papiri primordiale. Ecco, quindi vedete che ogni cosa in Egitto poi si legge, perché ogni cosa ha un significato, non facevano nulla per caso, neanche il più piccolo segno. Bene. A Memphis è ancora più interessante la creazione, perché a Memphis noi abbiamo il dio creatore che è Ptah, è un dio ctonio dell'oscurità, ma è anche il dio degli artigiani, eccetera. Lui crea come effettivamente l'uomo sin dalla preistoria ha creato, non crea subito con le sue mani, lui crea prima qui, nel pensiero, e infatti nasce prima sia la sapienza, l'idea. Questa si forma nel cuore, Ib, che noi diremmo è il cervello intuitivo, e poi si mette in pratica col verbo. Cioè, per gli egizi di Memphis, per la teologia menfita, in principio fu il verbo. Ci ricorda qualcosa, vero? Ecco. E in principio fu il verbo. Chi l'ha detto per primo? Gli egizi con il dio Ptah. Poi questo passa naturalmente all'ebraismo, come sappiamo gli ebrei, ma anche i cristiani naturalmente come i musulmani, nei loro testi sacri hanno la storia del popolo ebraico che ci dice che loro sono stati lì 400 anni. Noi sappiamo che nella storia effettivamente gli antenati già di quelli che poi diventeranno ebrei e gli stessi ebrei hanno passato secoli in Egitto, quindi la cultura egizia era la loro cultura finché poi si è formata una cultura ebraica quando è nato questo gruppo etnico. Ecco, chi mette in pratica tutto ciò? È il dio Thoth. Il dio Thoth porta la parola del Dio e la mette in pratica. Ecco. E allora abbiamo i Medu Necer, le parole del Dio, le parole divine, che sono i geroglifici. I geroglifici si chiamano Medu Necer. Benissimo. A questo punto noi possiamo andare a continuare il nostro viaggio, però stasera vedete che avremo una lettura piuttosto diversa dall'ultima, va bene? Bene. Noi dove eravamo arrivati la volta scorsa? Ad Alessandria. Io non vi posso far visitare né Alessandria compiutamente né nulla, perché questa è una carrellata di alcuni siti per farvi vedere sia cose ben note, sia cose meno note, sia cose sconosciute. Per esempio, nessuno di noi, ahimè, potrà andare a tuffarsi in quelle acque per vedere tutti i resti, come quella statua che vedete in alto a destra, degli scavi sottomarini del faro di Alessandria, oppure ad Abukir, verso Abukir, addirittura i resti di due città sott'acqua che stanno scavando da anni. Ecco, quella statua che vedete sott'acqua è una statua di Tolomeo, un colosso
vedete le due figure umane come sono piccoline, che oggi si erge, la vedete sotto al centro, davanti, vicino alla biblioteca. Ma quello non è un colosso tolemaico qualsiasi. Quello era il colosso, uno dei due colossi, che c'era davanti all'ingresso del faro di Alessandria. Quindi è stata una scoperta eccezionale. Poi ricordiamo che ci sono tanti monumenti, lì vediamo il teatro, ma dall'altra parte a Hamud el-Sawari, la cosiddetta colonna di Pompeo, che in realtà è dedicata a Diocleziano, che è un posto speciale perché quello era il grande Serapeum di Alessandria, dove c'era la parte rimanente, una parte lo sappiamo è bruciata ai tempi di Giulio Cesare, la parte vicino al Museion. Lì c'era tutta un'altra parte della famosa biblioteca di Alessandria. E questa parte rimanente, anzi che era stata di nuovo restaurata con altri 200.000 volumi, della biblioteca di Alessandria è stata distrutta dai fanatici cristiani. Appena i cristiani hanno preso il potere ad Alessandria, purtroppo si sono verificate moltissime cose terribili, dall'uccisione di questi che io chiamo, perché lo sono effettivamente, i martiri del politeismo. Tutti noi conosciamo, per sentito dire, aver letto la biografia o visto il film, quantomeno la storia di Ipazia, ma Ipazia è solo una di queste figure che sono state massacrate da questi fanatici cristiani. Loro erano guidati dal vescovo, che aveva proprio una sua guardia e i suoi guerriglieri fanatici. Quindi oggi noi critichiamo giustamente la violenza di altri gruppi, ma ricordiamoci che noi ci siamo passati anche nel cristianesimo. Ebbene, li ha guidati a bruciare, incendiare, distruggere il Serapeum con la biblioteca. E così è finita una delle grandi colonne del sapere umano. Bene, qui vediamo un altro sito che è Tanis. Ve lo faccio vedere volentieri perché è un sito che noi oggi vediamo quasi come lo videro i primi visitatori dell'Ottocento, un campo di rovine perché i terremoti hanno distrutto il grande tempio di Amon, parte della città, ma poi una volta distrutto, siccome lì non c'è la pietra dura, siamo nel delta, quindi è tutto il fango del Nilo, allora si deve importare. Voi dovete pensare che queste due statue che vediamo, che sono di quella pietra rossa, è un'arenaria rossa, viene da Mokattam, vicino al Cairo, quindi a 200 chilometri, ma il granito che vedete dietro di quel frammento di obelisco viene da 1000 chilometri, cioè da Aswan. Ecco, quindi una volta distrutti questi templi, poi col cristianesimo naturalmente i templi non solo non servivano più, ma dovevano anche essere distrutti, sono stati usati come cave. Ma perché vi ho voluto far vedere l'altra estremità, cioè Tanis, l'altra estremità del delta? Perché a Tanis sono stati trovati dei tesori meravigliosi. Noi parliamo sempre di Tutankhamon, giustamente, perché la sua tomba è ricchissima. Sono stati trovati più di 5.000 reperti dentro quella piccola tomba, e noi dobbiamo pensare che la tomba di Tutankhamon era la più piccola e una delle più povere, se non la più povera in assoluto, delle tombe reali della Valle dei Re. Noi sappiamo che per esempio fra gli oggetti ammucchiati nella tomba di Tutankhamon c'erano statue di divinità, c'erano modellini, c'erano, ecco. Andiamo a visitare non solo la tomba di un Ramesse III e solo in un corridoio all'ingresso, senza contare il resto della tomba, ci sono delle stanzette ai lati, tutta due serie di stanzette, con dipinte sulla parete le cose che c'erano nelle stanze. E questo ci dice che in ogni stanza era piena di oggetti di una categoria che si trovava da Tutankhamon. Quindi da Tutankhamon era una piccola categoria ammassata lì insieme alle altre in una stanzetta. Lì c'era un'intera stanza solo per quella categoria, solo statue degli dei, solo strumenti musicali, solo modellini. Quindi pensate, qui a Tanis sono state trovate le uniche tombe reali mai saccheggiate, erano intatte, perché lo sapete, la tomba di Tutankhamon, che è stata trovata così piena, però era stata aperta due volte, va bene? Quindi non era intatta, qualcosina era stata rubata, va bene.
perché se ne sa poco di queste tombe di Tanis? Perché? E perché si conosce poco lo scopritore Pierre Monté, lo conoscono bene i francesi, ma gli altri poco. Perché ha avuto non la fortuna ma la bravura di leggere bene gli indizi e di scoprire questa necropoli sotterranea, ma quando l'ha scoperta? Nel 1939. Voi sapete che cosa stava succedendo nel 39, quindi i giornali erano pieni di ben altre notizie. E quindi poi lui è tornato un anno dopo, nel 40, e ha scoperto un'altra tomba reale, eccetera, eccetera. Quindi comunque sono cose bellissime che noi vediamo al Museo del Cairo oggi. Ecco, da qui ricordiamo che il Delta Occidentale è il ponte per l'Asia, il Sinai ha sempre fatto parte dei domini egizi, e in Sinai c'erano tantissime belle cose, per noi almeno, per loro interessanti più che belle, vale a dire le miniere del Mefkat, che si legge spesso in Mefkat, era il turchese, già, ma noi abbiamo testi, se andiamo a leggere i testi originali in geroglifico vediamo che questi vanno a cercare il Mefkat per la guerra, e perché mai? Per mettersi le collanine e essere più belli in guerra? Certo che no, e perché il Mefkat è la materia verde del Sinai, quindi può essere turchese, verde-azzurro, verde-azzurro, ma soprattutto il rame, e col rame ci si fanno le armi, e poi sarà anche il bronzo, va bene? Quindi capite che era molto importante per loro, per noi è importante anche perché c'è il Sinai della tradizione. Il Sinai reale è probabilmente da un'altra parte, ma non ne parliamo stasera. Ecco, qui vediamo alcune cose del Sinai. Quello lì è un tempio, uno dei due templi d'altura che esiste nell'antico Egitto. Uno si trova a Tebe, l'altro si trova qui in Sinai, il tempio per la dea Hathor, che era la signora di questi luoghi. Poi invece abbiamo appunto il Monte Santa Caterina, che vediamo dal basso, dal monastero, e dall'alto, dalla cappella che c'è in cima al Monte Santa Caterina. Bene, adesso partiamo, abbiamo pochi minuti, ma vediamo alcune cosette della Valle del Nilo, dell'Oasi del Fayum. Il Cairo, partiamo con il Cairo e vediamo che al Cairo ci sono pochi resti egizi, ma ci sono, anzi il quartiere di Eliopolis, dove c'era il grande Tempio del Sole, continua ad essere scavato e quindi si trovano parecchie cose, ma il Cairo è una città recente perché Eliopolis è solo un quartiere, ma poi dove è stata fondata il Cairo c'era prima una fortezza romana, poi gli arabi hanno costruito questa al-Fustat, che era la tenda, perché era lì dove i conquistatori arabi hanno piantato la tenda del capo. Ecco, ma c'è soprattutto la parte cristiana, perché i copti sono i discendenti degli antichi egizi, e copto cosa vuol dire? Vuol dire Egiptu, Egiptu, egizio, era la deformazione in arabo di ciò che era Egiptu, egizio, cioè loro chiamavano egizi coloro che non diventavano muslim. Chi si convertiva faceva parte della Umma, della grande famiglia musulmana. Chi non si convertiva restava semplicemente egizio. Per cui i copti oggi sono i non musulmani, sono i cristiani d'Egitto. Non tutti, perché poi ci sono gli ortodossi che non sono compresi fra i copti, perché poi la Chiesa ortodossa dipende dalla Chiesa greca. Per cui, ecco, ma i cristiani d'Egitto, che si chiamano tutti, sono tutti copti, tutti cristiani, ma naturalmente ci sono i gruppi che seguono il Papa di Roma, quindi copti cattolici, e poi copti anglicani, protestanti, di varie cose, comunque lì sono tutti cristiani, vanno nelle stesse chiese, eccetera. Bene, qui vediamo un esempio di chiesa cristiana, questa qui ha un nome particolare, Al-Muallaka, che vuol dire la sospesa, una chiesa sospesa. Come e perché? Perché è stata costruita sui resti di una delle torri dell'antica fortezza romana che si chiamava Babilonia. Bab vuol dire porta, Babilonia era la porta, ecco, della città. Ecco, questa è una parte visibile di questa fortezza con una di queste torri. Ecco, sull'altra di queste torri è stata costruita la chiesa del Muallak. Ecco, qui ci vorrebbe la musica che abbiamo sentito all'inizio con la chiesa. Andiamo avanti e vediamo. Oh, cosa sono quelle strane cose lì?
Ah sì, piramidi, le piramidi e la Sfinge. Di questo se n'è parlato tanto e anche a sproposito con tutte le teorie, eccetera. Non sono delle scoperte di questi cosiddetti ricercatori indipendenti, che poi è un termine che maschera gli appassionati che non hanno una preparazione adeguata e hanno metodi un po' fantasiosi, quelli che appunto emettono delle teorie, poi cercano di dare delle dimostrazioni, ma spesso sfuggono delle cose fondamentali. Un esempio è quella teoria secondo la cui la Sfinge avrebbe 10.000 anni, eccetera, perché hanno visto che l'erosione è non dovuta ai venti, non eolica, ma idrica, quindi le piogge che lì non c'erano. Ora, a parte il fatto che questo denota una forte impreparazione in geologia e paleoclimatologia, perché c'è addirittura un periodo che si chiama, l'abbiamo visto la volta scorsa, Grande Umido Neolitico, per cui nel Neolitico pioveva, pioveva, pioveva. Ma poi se uno va a leggersi, ma questo lo fanno i professionisti, chiaramente questi indipendenti non hanno il tempo per annoiarsi così. Io ho lì dietro di me 30 volumi che sono tutti diari dal 1400 sino al 1700 dei viaggiatori occidentali in Francia. Allora, nel 1500, 600 e 700 pioveva. Quindi già questo demolisce la teoria. Ma ci vuole anche un po' di preparazione geologica. Quel tipo di erosione, sì, è idrica, ma è quella dovuta all'acqua che risale dalla falda freatica. Quando la Sfinge è sepolta, siccome la Sfinge è stata sepolta sino all'Ottocento, la maggior parte della sua storia l'ha passata sepolta sino al collo, perché è in una buca, è stata scavata e modellata quella collina a forma di Sfinge, scavando il terreno intorno, quindi si riempiva e quindi questo causa l'affiorare dell'acqua della falda freatica e questo dà un tipo di erosione ben diversa da quella della pioggia. Quindi già questo demolisce tutte le teorie. Vabbè, andiamo avanti perché sennò qui ci vorrebbe una conferenza su ogni immagine. Allora, le tre piramidi, l'orientamento, le stelle, Orione, eccetera. Allora, come sa chi studia un po' le pareidolie, non è vedere tre punti che fa una teoria. Certamente gli egizi tenevano Orione in gran conto, perché Orione per loro non si chiamava Orione, era Osiris addirittura, quindi signore dell'oltretomba. Quindi certamente hanno orientato le piramidi verso nord e verso Orione. Però, signori, non hanno fatto quel disegno per imitare la cintura di Orione, perché ogni faraone era a sé stante, non era legato né ai progetti del passato, dei suoi padri o antenati, né poteva legare al futuro un progetto che sarebbe andato su generazioni. Addirittura il calendario ricominciava con la salita al trono di un faraone. Non era come per noi 2021 dalla nascita di Gesù, no. Da loro era anno uno del faraone tale, si ricomincia. Quindi la teoria per cui queste piramidi farebbero parte di un progetto generazionale non avrebbe senso per gli egizi, non fa parte della loro mentalità. L'allineamento c'è ed è dovuto a due cose. Uno, sul fatto che sono state allineate, sono state poste nel punto più alto della scarpata e poi la scarpata va giù, quindi le hanno messe nel punto più alto man mano che c'era posto. Ma sono allineate affinché gli spigoli, quindi non è legato a un progetto perché il tutto, semplicemente il successore sceglieva di allineare lo spigolo con quella precedente e con quella precedente a formare una linea che porta dove? Porta al tempio di Eliopolis, che era il tempio principale. Bene, allora noi stasera direi che concludiamo con questa cosa eccezionale perché volevo farvi vedere, come sempre, anche per i posti più noti, qualcosa di meno noto. Questo è in alto la necropoli degli operai delle piramidi e in basso i resti del villaggio.
La necropoli ci dice una cosa importantissima: non solo che non c'erano schiavi in Egitto, nonostante questo si senta dire ancora a scuola, non è assolutamente che è vero, questo è dovuto ad altre cose che, a cui dedicheremo una serata. Non c'erano gli schiavi in Egitto, che ci fossero schiavi è assolutamente falso, e addirittura questi erano privilegiati, perché nell'antico regno, abbiamo sforato un po' con l'orario, spero che Paolo... No, professore, tranquillo, io sono qua molto interessato. Nell'antico regno solo il faraone aveva diritto all'aldilà, e lui lo poteva concedere a chi voleva, e infatti lo concedeva ai familiari naturalmente e a tutti quelli della corte e ai nobili di provincia, eccetera. Ma guarda un po', lo concedeva, lo ha concesso agli operai che hanno costruito le piramidi. Quindi erano privilegiati rispetto agli altri. Ecco, questa è, fa parte del mio lavoro, fare anche le ricostruzioni grafiche o quelle 3D al computer. Allora, qui vediamo come appariva la grande piana di Giza con i canali che portavano sino ai templi in valle. Dai templi in valle partiva questa gigantesca rampa monumentale, figuratevi che quella di Khufu, di Cheope, è lunga più di un chilometro, e che portava al tempio funerario e poi alla piramide. Quindi la piramide è solo uno degli elementi del complesso della piramide. Il tutto era una grande macchina cosmica che doveva fornire maggiori poteri al faraone, che morendo diventava un dio, perché attenzione, non era un dio in terra, era divina la funzione del faraone, ma il faraone carnale era un mortale e infatti moriva. Diventava un dio a tutti gli effetti quando moriva, ma essendo una società etica, dall'aldilà continuava a fare il suo dovere, ossia continuava a lavorare per mantenere la Maat, cioè l'equilibrio cosmico. E da dove lo faceva? Dalla sua piramide. Quindi questo complesso delle piramidi, ogni piramide è una macchina cosmica che deve rinnovare le forze del faraone, perché lui rinnovi la protezione, assieme a tutti i suoi antenati, la protezione della creazione. Perché attenzione, per noi la creazione è avvenuta una volta sola, ma per gli egizi la creazione era quotidiana. Ogni giorno c'era la creazione. Bene, quindi dovevano fare attenzione a mantenere la Maat, l'equilibrio cosmico, insomma a comportarsi bene, altrimenti il sole poteva non sorgere, la creazione poteva non ripetersi. Per questo è diventata una società etica, era una questione di sopravvivenza realmente. Ecco, dalla prossima volta vedremo i siti più a sud. Bene, vi ringrazio e se ci sono domande, prego. Sì, professore, c'è qualche domanda, intanto complimenti perché è molto interessante, sono tantissime le persone collegate, in particolare c'è Faustin Kafka che dice: il magnifico Sinai, dove ho vissuto con le sue miniere di turchese. Poi c'è Patrizia Giangrasso che dice: buonasera, che rapporto c'era fra religione e magia? Allora, ci sono due cose da distinguere. Da una parte c'è la magia religiosa e dall'altro c'è la magia popolare. Qual è la differenza fra magia e religione, formula magica e preghiera? Adesso non posso aspettare le risposte, ve la do io. La religione prega un Dio perché intervenga sulla natura, sulle cose, per farle accadere, per cambiarle. La magia è un intervento diretto. Sono io che tramite una formula magica, che si differenzia dalla preghiera solo perché non c'è intermediario, tramite la formula magica intervengo direttamente sulla creazione. Quindi il potere è nelle mie mani più direttamente. Questa cosa per gli egizi c'era, era molto usata, ma era molto del popolo. Mentre nella religione c'era la magia religiosa, che era quella per esempio dei geroglifici, che una volta scritti nei templi o nelle tombe avevano il vero potere della creazione. Cioè, se io nella tomba metto, disegno un pane, ecco, anche se io non ricevo offerte, però il mio ka, il mio doppio spirituale, diciamo la mia anima per capirci stasera,
va a saziarsi con quel pane, perché quel geroglifico è realtà. Ecco, quella è magia religiosa. Ma magia, noi usiamo questo termine perché non è la nostra religione, ma è la stessa magia religiosa che noi chiamiamo miracolo. Uno che guarisce, nel cristianesimo si chiama miracolo. Nell'antico Egitto i cristiani dicono è magia religiosa. Ecco, gli egizi dicevano semplicemente, ecco, gli dèi ti hanno favorito, ti hanno guarito. Voilà, questa è la magia religiosa. Mentre poi c'è la magia popolare, quello è tutto un altro mondo molto più pittoresco, le statuine di cera, gli amuleti, eccetera. Vabbè. Bene. Altro? Sì, poi c'è Cinzia Carraro che dice: potrei sapere la differenza tra il ba ed il ka e come si intrecciano con la religiosità egizia? Beh, sono parte integrante della religiosità egizia. Dovremmo dedicare, anzi io ho dedicato un'intera serata, una lezione a questo, ka, ba, ak. Allora, dovete pensare che mentre noi diciamo anima e corpo e abbiamo finito, gli egizi erano molto più raffinati e andavano molto più in fondo. Gli egizi avevano, per indicare solo il corpo, 21 termini diversi: corpo vivo, corpo morto, morto imbalsamato, non mummificato, e c'è tutte le sfumature. E poi ce l'avevano per l'anima, quella che noi chiamiamo anima. In realtà erano sfumature della psicologia umana. Loro erano andati molto avanti nella conoscenza dell'essere umano. Tra l'altro io con un amico, il dottor Caravaggi, che è psicologo ma ha una seconda laurea in egittologia, ma lui esercita come psicologo, stiamo preparando un lavoro, un volume di qualcosa che non è mai stata fatta, vale a dire la forma mentis dell'uomo egizio. Quindi loro ne sapevano molto. Allora, il ka e il ba sono due delle componenti dell'essere umano, ce ne sono molte altre, c'è l'ombra, i luminosi, gli ak, si diventa, comunque parliamo di questi due. Quello che noi possiamo sintetizzare meglio con un concetto a noi familiare come anima è il ba, vale a dire questa forma di uccello con la testa umana, che è la testa del defunto. Ed è quello che esce dalla tomba la notte e frequenta i cimiteri, per cui agli egizi non faceva molto piacere girare per i cimiteri di notte. E mentre invece il ka è qualcosa di molto più grande e molto più raffinato. Il ka è la scintilla divina, che è in ogni essere umano per volontà degli dèi. Attenzione, questa è una cosa molto bella, perché scintilla divina cosa vuol dire? Voi sapete che noi abbiamo, per esempio, il concetto di libero arbitrio. Ecco, ce l'avevano già gli egizi. Però abbiamo un concetto di un Dio onnisciente. Ragazzi, questo va in conflitto con libero arbitrio. Perché? Tu mi dici che sono libero di scegliere, ma se tu da sempre, al momento del Big Bang, quando hai voluto creare l'universo, al momento del Big Bang, sapevi, adesso io ho la scelta se battere la mano o no. L'ho battuta, per libera scelta. Ma tu lo sapevi al momento del Big Bang. Dunque, dov'è la scelta? Altre religioni direbbero è scritto nel libro del destino, cioè il Dio onnisciente lo sapeva già, e se lo sapeva già vuol dire che era scritto così. Se io non l'avessi fatto non sarebbe successo, ma lui sapeva che non sarebbe successo. Quindi vedete che c'è un conflitto. Gli egizi erano molto più profondi ed eleganti. Loro dicevano: ogni cosa su questa terra risponde alle leggi fisiche di questa terra. Quindi ogni essere umano è predisposto al suo destino. Destino cosa vuol dire? Non essere il burattino degli dèi, anche quello, ma soprattutto devo rispondere a tutte le leggi fisiche. Però, attenzione, noi esseri umani abbiamo una parte che sfugge a questo destino. Qual è? Il ka. E perché sfugge? Perché il ka non è di questo universo, non è di questa dimensione. Il ka è della dimensione degli dèi, della dimensione degli dèi, dei defunti.
per cui, non facendo parte di questo universo, non deve, non può seguire le leggi di questo universo. E quindi l'uomo ha realmente il libero arbitrio. Vedete che eleganza, che superava anche quella dei filosofi greci. Ecco, questo è il Ka. Attenzione, il Ka, essendo una particella cosmica del divino cosmico, naturalmente fa parte di un tutto. Per esempio, se noi visitiamo la tomba di Ai, la KV22 nella Valle dei Re, nella Valle Laterale, la Valle delle Scimmie, che cosa succede? In quella tomba vediamo che chi è venuto dopo Ai, non ritenendolo legittimo, ha scalpellato tutte le immagini del faraone. Ah, tutte? Non tutte. Ce ne sono alcune intatte. Ma è il faraone? Sì, è il faraone, però che cos'ha? Sulla testa ha il segno di due braccia. Quello è il geroglifico del Ka. Allora, perché non è stato scalpellato il Ka del faraone? Perché se io, faraone, successore anche di 30 generazioni più tardi, scalpello il Ka, sto danneggiando il Ka universale, il Ka è materia universale, divina, quindi sto danneggiando il mio stesso Ka e il Ka di tutti gli antenati e di tutti quelli che sono venuti dopo. Quindi il Ka non si può toccare. Ecco, questo è il Ka, detto in breve. Altro? Sì, poi c'è Faustin che dice... Ho una domanda che esula un po' da quello che stiamo dicendo. Nel 2017 è stata l'ultima volta a Luxor. Mi fu detto che era sconsigliato visitare le oasi come Farafra o Baharia o Dakhla. Mi sa aggiornare, professore? Sì, purtroppo la situazione è ancora quella. Nelle oasi si può andare, infatti io stasera volevo far vedere e vi farò vedere la prossima serata, subito dopo quello che vedete qui. Intanto la più piccola e vicina oasi, che è quella del Fayum, poi vi farò vedere le grandi oasi alla fine del nostro viaggio. Come vi ho detto la volta scorsa, tutto il deserto è stato dichiarato area militare. Si può ancora andare alle oasi limitatamente a certe oasi e con permessi speciali, però non si può andare nel deserto, quindi già l'interesse di andare alle oasi scade un po'. Adesso poi si è complicato tutto, anzi stavamo andando verso la fine del 2020, verso ottobre, si parlava già in primavera, poi verso ottobre, del fatto di riaprirle se fossimo usciti da questa pandemia. Purtroppo non si è usciti dalla pandemia, per cui la situazione per ora rimane quella. Usciamo dalla pandemia, l'orientamento delle autorità, anche delle autorità militari, era quella pian piano di riaprire le oasi per poi arrivare a riaprire anche il deserto, e io non aspetto altro. Ma al momento ovviamente è tutto bloccato, prima dobbiamo uscire dalla pandemia. Bene. Altro? Poi c'è Tea Mari che dice che è bello seguire trasmissioni come questa. Professore, spero che queste puntate durino a lungo per approfondire tante cose. E poi c'è Ivo Prezioso che dice: professore, da quello che ho letto non mi è mai capitato di incontrare martiri o eremiti egizi. Mi sembra perfettamente allineato alla definizione di società costellativa. O ti risulta che ce ne siano stati di martiri, intendo? Allora, probabilmente ha letto i libri sbagliati, non quelli di storia del primo cristianesimo, ma basta guardare anche sulla Treccani. I primi asceti sono quelli egiziani. Attenzione, addirittura il primo eremita della storia è Sant'Antonio Abate, che non è il Sant'Antonio di Padova, ma è Sant'Antonio egiziano, che va fuori dalla Valle del Nilo, prima poco distante, ma siccome gli rompevano le tasche venendo tutti dal villaggio perché era diventato un sant'uomo, va nel profondo deserto verso il Mar Rosso, dove oggi c'è il monastero di Sant'Antonio, dove è sepolto lui, dove poi lo raggiungerà un altro seguace che si occuperà di lui fino alla morte e che darà vita a un altro monastero che è quello di San Paolo, ecco, altro egiziano. Tutti i primi eremiti sono egiziani, come egiziana
e la chiesa alessandrina, che è stata una delle più antiche chiese cristiane organizzate al mondo, ma soprattutto nasce in Egitto anche il monachesimo. Oltre alla vita solitaria, nasce la vita in comunità di questi che volevano stare però fuori dalla comunità cristiana. È ovvio che si sposa poco con l'universo costellativo, perché non è più l'universo faraonico, è l'universo dei cristiani. I cristiani sono coloro che hanno decretato la fine del mondo faraonico con la violenza, e si può leggere facilmente, io ho tanti volumi, poi Ivo lo conosco, se mi scrive gli manderò la bibliografia dei volumi in cui leggere questa storia del cristianesimo egiziano, o comunque tante storie del primo cristianesimo, e che parla di questi martiri non cristiani. Poi ci sono stati anche martiri cristiani coi romani, ma poi quando in epoca alla fine bizantina viene decretata l'assoluta presenza dell'unico Dio, che è quello cristiano, prendono il potere, e lì ci saranno i martiri del paganesimo, ecco. E mentre prima c'erano stati martiri cristiani, ma come ce n'erano stati egiziani, di cui si parla meno, la nostra storia è stata scritta dai cristiani, quindi parlano di martiri cristiani, li fanno santi. Ricordiamoci del grande San Cirillo, attenzione, il Cirillo d'Alessandria, che noi conosciamo bene, è quello che ha ucciso Ipazia, colpevole di essere coltissima, ma colpevolissima di essere bella, non poteva essere perdonato, e di sicuro superiore culturalmente e anche mentalmente a questa gente che era di notevole ignoranza. È stata massacrata in maniera orribile, che se fosse tornato Gesù Cristo, forse Zot gliel'avrebbe fatto, se lo sarebbero, perché nel film poi hanno un po' censurato la cosa, lei è morta, ma dolcemente, strangolata da quello che non voleva farla soffrire. In realtà il suo martirio è stato terribile, spogliata, nuda, lì si vede l'ossessione del sesso di questi che facevano voto di castità. Purtroppo gli psicanalisti e gli psichiatri ancora non c'erano, quindi è stata trascinata nuda per le strade di Alessandria. Questi bravi cristiani, muniti di pietre, ma soprattutto di ostraca, cioè di frammenti taglienti di ceramica spezzata, ognuno faceva il suo bel segno per essere un buon cristiano. Quindi è stata letteralmente fatta a brandelli. Ciò che è arrivato alla fine del percorso aveva ben poco di umano. Non so quanto Gesù di Nazareth, come lo conosciamo dai Vangeli, sarebbe stato d'accordo col chiamare cristianesimo questo. Bene, lui è ancora un santo per la Chiesa. D'altro canto, noi abbiamo santi come San Carlo Borromeo, che si sono distinti per i massacri dei protestanti, per cui vedete che insomma la storia è sempre storia. Vabbè, altro? Di più pacifico? No, professore, diciamo che sono tantissime le conferme, i saluti, i ringraziamenti. Niente, il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito. Io ti ringrazio, Maurizio, di questo tempo che hai dedicato a noi e a tutti i nostri ascoltatori, e invito nuovamente al nuovo appuntamento di lunedì prossimo. Cosa parleremo lunedì prossimo? Lo dici tu o lo dico io? No, lo dici tu, che lo sai dire meglio. Si continua il discorso e si continua il viaggio. Il discorso sarà proprio questo, sul rapporto fra politeismo e monoteismo. Perché il monoteismo era una blasfemia per gli egizi, e lo vedremo quando esploreremo la prossima volta proprio il concetto di cos'è il divino. Stasera ne abbiamo visto la genesi, la prossima volta vedremo il concetto del divino. Bene, buona serata a tutti voi. Grazie professore, buona serata a tutti.